tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio andare un pochino controcorrente e dirti il perché non dovresti lasciare il tuo lavoro prima di aver fatto queste cose. Tutti ormai, anche nelle pubblicità davanti a tutti i video su YouTube di qualsiasi argomento, ti dicono che devi lasciare il tuo lavoro per prendere in mano la tua vita e diventare la persona che sei, oppure di lasciare il tuo lavoro che stai sprecando tempo perché ti stanno sfruttando, e questo è meraviglioso se ci riesci. Il problema è che prima di fare questo dovresti assicurarti di avere dei requisiti fondamentali per evitare poi di ritrovarti praticamente, non dico sotto un ponte, ma in condizioni difficili, perché lo scopo di lasciare il proprio lavoro è quello di prendere in mano la propria vita e poter fare quello che ci piace e non buttarci in uno stato di difficoltà, soprattutto se una persona prima aveva lo stipendio fisso. Costruire un nuovo business da zero, un'attività, un hobby che frutta dei soldi, oppure anche solo mettere da parte degli investimenti per avere dividendi, plusvalenze, comunque non è una cosa immediata, non è che mi alzo stamattina e allora sono diventata ricca o ho ottenuto un'entrata passiva tale da riuscire ad abbandonare il mio lavoro così, oppure copiare semplicemente la strategia di qualcun altro senza vedere se funziona per te, per il tuo momento in cui stai, sei, per le tue spese, magari quello non ha figli, i tuoi figli, magari quello non ha un affitto, tu ce l'hai, magari quello non ha una macchina con rate costose e tu sì, e quindi in realtà ti ritrovi poi con l'acqua alla gola senza sapere bene dove sbattere la testa. Trovarsi una o più entrate alternative, possibilmente di attività che ti piacciono, altrimenti è un pochino inutile lasciare un lavoro fisso per andare a ingabolarti in qualcosa che non ti piace, che non farai comunque volentieri. E ovviamente destinare parte del tuo tempo libero a far fruttare questa attività nel tempo, a farla crescere, anche perché spesso, magari anche per 9 mesi, un anno, 2 anni, non vedrai neanche un centesimo, e quindi è assurdo lasciare un'attività che ha un'entrata per andarti ad ingabolare in un'attività che non sai che strada prenderà. E ovviamente questa attività dovrà essere 2 volte o comunque molto consistente rispetto al tuo stipendio di adesso, e soprattutto deve essere costante, oppure devi essere certo che la somma annuale di quell'attività comunque ti porterà ad avere più del tuo stipendio. Stanno anche attenti alle cifre nette e a tutte le spese che riguardano la contabilità, che ovviamente non terrai tu, soprattutto se non sei esperto, ma andrai da un commercialista, mi auguro, spero, e anche le tasse, informarsi sul fattore tasse e a come inquadrarla al meglio, perché spesso alcuni dicono: ah, fantastico, si guadagnano 1000 euro, ma magari ha delle spese che tu, che sei dipendente, non vedi subito se non ti informi. Inoltre, non credere ai soldi facili, perché tutti ti promettono soldi facili, tutti ti promettono soldi facili, soprattutto se vendono dei corsi o se magari hanno dei social che sono improntati a un determinato argomento. Molti ce la fanno e sono onesti e mettono anche le mani avanti, spesso ti parlano dei rischi anche, dei loro investimenti che sono stati un flop, parlano solo di quello che fa comodo. Ovviamente non dimenticatevi mai che sui social, esattamente come tu sul tuo profilo Facebook vuoi sembrare ricco, bello, cercato, curato, simpatico, anche la persona che magari ha un profilo social aperto ti mostra il meglio che ha da offrire, ma comunque non è detto che se uno ha un social network e magari ha un pochino di seguito, allora ne sa più di te, allora è un guru da prendere in considerazione. Nessuno è alla fine un consulente finanziario, soprattutto sui social, a parte qualcuno che lo è, però comunque la maggior parte delle persone sui social non sono consulenti finanziari, o comunque di solito quelli che parlano di come investire sono ragazzi che hanno appena iniziato, mi ci metto anch'io, e quindi non è che sono milionari, miliardari, sono tutte esperienze che uno riporta in video, però alla fine poi tra dire e fare c'è sempre di mezzo il mare, ecco. Un'altra cosa che dovresti fare sicuramente prima di decidere di lasciare il tuo lavoro è quella di avere un fondo di emergenza. Io ti consiglio un conto deposito libero in modo tale che sia distaccato totalmente dal tuo conto corrente, e ovviamente lì devi metterci, secondo me, almeno 6 mesi o 12 mesi di quelle che sono le tue spese. Però anche qui è tutto molto, tra virgolette, è tutto molto personale, perché ripeto, magari le mie spese non sono le tue, magari io appunto sono stata un pochino attenta a non creare, tra virgolette, rate, quindi a comprarmi un iPhone di colpo e a non avere 1500 rate, a non spendere per la macchina o a non comprare un computer a rate, sto facendo cose in base a quello che vedo, ecco.
Quindi sono stata molto attenta alle mie spese mensili, magari tu no, perché magari non ci hai pensato, perché non hai avuto alternative, quindi in realtà non avremo, tra virgolette, bisogno della stessa cifra per sopravvivere in caso di emergenza. Quindi anche qui devi stare molto ben attento a qual è il tuo stile di vita e soprattutto quali sono tutte le spese che comunque devi poter pagare nel caso in cui ci si mettano appunto 6 mesi, 12 mesi prima di raggiungere l'obiettivo del nuovo business, e quindi devi ovviamente metterli da parte prima, poco alla volta. Non è che devi prendere, avere per forza adesso 12.000 euro da depositare, però una piccola percentuale del tuo stipendio la dovresti depositare. Ovviamente anche la formazione è importante. Prima di avviare un business dobbiamo essere certi di essere in grado di poterlo portare a termine, di conoscere tutte le cose tecniche che ci sono dietro l'attività di business, fare dei corsi, comprare dei libri, quindi dedicare anche grandissima fetta di tempo a formazione ed essere certi che quando partiamo stiamo andando nella direzione giusta. Ovviamente devi essere disposto a lavorare più ore di quanto lavori poi effettivamente da dipendente. Questo lo devi preventivare perché lavorare da soli è meraviglioso, puoi gestirti tu il tempo, però c'è anche da dire che magari ci sono alcune cose da fare in più che richiedono più tempo, quindi devi essere anche disposto in qualche modo a ritagliare del tempo in più per la tua attività, soprattutto all'inizio, quando bisogna farla crescere, o comunque quindi devi essere disposto ad avere più tempo da dedicare a questa attività anche quando l'hai avviata, perché ovviamente ci sono dei pro e dei contro nel non essere un lavoratore dipendente. E niente, queste sono le cose che ho riscontrato, sicuramente ce ne saranno delle altre, però prima di lasciare il proprio lavoro, sparire dall'azienda, licenziarti e non pensare al domani, devi essere certo del passo che stai compiendo prima di fare questo passo. E lo dico perché ormai passano pubblicità di gente che non so chi sia, ovviamente, che fa corsi giustamente, ma che ti dice lascia adesso il tuo lavoro. E sì, è molto divertente questa cosa, però se uno poi lascia il suo lavoro e non sa che fare, potrebbe non essere proprio contento, ecco. Niente, questo è tutto, io spero di esserti stata utile. Se ti va, trovi un cuoricino qui sotto per donare un tè, un caffè al canale. Un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!